Ma proprio per far vedere la sintonia e la sinergia che c'è con anche altri organismi importanti, uno stakeholder di eccezione, Attilio Mattiocco, che è consigliere tecnico presso la Banca d'Italia. Non vi anticipo, ma vedrete come le connessioni con il nostro istituto non sono soltanto di tipo concettuale e speculativo, ma proprio operativo, applicativo. E ho grande piacere, ringrazio nuovamente la professoressa Miaila Gabriela che io incontro ogni tanto nei vari percorsi professionali della mia vita con il piacere di trovarla sempre attenta, curiosa e anche in questo, cioè nella, nella conoscenza e nella diffusione dei dati, vedrete che anche l'università si pone con un atteggiamento di enorme rispetto nel lavoro che fanno tutti gli statistici perché i dati sono veramente molto importanti. Dobbiamo recuperare un po' sulla tabella di marcia, vi ringrazio per essere così numerosi, per aver atteso soprattutto chi ci segue da lontano e eh, partiamo subito con l'effetto speciale, vi voglio far vedere il nuovo sito dell'Istat e vi prego di credermi, è stata un'impresa, ringrazio da questo punto di vista non solo le colleghe della comunicazione ma anche la direzione dell'informatica che è stato un partner eccezionale, è stato un lungo lavoro ma ce l'abbiamo fatta, vero? Sì. Grazie. E questo è il famoso lavoro di squadra della comunicazione. Io e Roberta lavoriamo insieme da tantissimi anni, quindi siamo veramente una squadra. Allora, cominciamo subito nel vivo: perché un, un sito web? Allora, un sito web. Il, il, no, non mi muovo. Ok, il sito web è il fulcro del rapporto tra. I produttori di informazione statistica, quindi noi dell'Istat, e i fruitori di informazione statistica ufficiale. Quindi attraverso il sito, realizzare un nuovo sito, abbiamo cercato di raggiungere. Diversi obiettivi. Prima di tutto, promuovere il nostro brand come un brand innovativo. L'innovazione, come molti di voi sapranno, è nella nostra visione, quindi, siamo un ente di ricerca innovativo e questo lo vogliamo comunicare avendo un sito web che sia all'altezza dell'istituto. Migliorare l'user experience, perché come diceva la nostra direttrice, l'utente è sempre al centro, da sempre è al centro della nostra attenzione, quindi avere un sito che sia utilizzabile, che dia una buona user experience per noi era imprescindibile. E il sito serve anche, è chiaramente un prodotto di comunicazione, ma orienta anche gli utenti verso tutto quello che è altro rispetto al sito. Quindi tutti i prodotti di diffusione, tra, tra cui il contact center di cui vi parlerà Roberta o le nostre banche dati, tutto quello che l'Istat produce, quindi o è presente sul sito o il sito accompagna gli utenti a, a conoscerlo. Siamo partiti, è stato un lavoro che ehm, ha visto tanti step, quindi comunque lungo. Siamo partiti da fare un'analisi dei nostri utenti vera, cioè ascoltandoli. Abbiamo fatto un, un, um, dei, dei test sugli utenti su 100 utenti, quindi abbiamo. Fissato dei, dei, dei task, abbiamo con loro visto come navigavano il sito, come recepivano le informazioni, quali erano i loro processi mentali. Quindi, da questi abbiamo capito quali fossero i punti di forza del sito precedente e i punti di debolezza. Abbiamo ascoltato il nostro top management, quindi anche un'analisi sugli utenti interni, quindi anche loro ci siamo posti, abbiamo posto la domanda dei eh, siti a cui potessimo ispirarci, quelli migliori, o anche cosa si aspettassero dal sito, anche in quel caso punti di forza e di debolezza del sito esistente. Chiaramente un benchmark con tutti i siti internazionali degli istituti statistici sia europei che anche extraeuropei, nonché quello di Eurostat e poi anche dei siti nazionali, Banca d'Italia, MEF e tanti altri. Chiaramente andando a fare l'analisi del mercato esterno abbiamo visto le te tecnologie disponibili in quel momento. Abbiamo rispettato pienamente le linee guida dell'AGIP, quindi usabilità, abbiamo cercato di essere accessibili by design, anche se insomma stiamo ancora lavorando sul, sugli aspetti di usabilità, siamo, siamo usciti due giorni fa, quindi stiamo ancora mettendo a punto tante cose, ma abbiamo raggiunto veramente un... un Cosa vedremo in questo nuovo sito? Vado proprio velocissima perché vi voglio mostrare il sito. Sicur abbiamo rivisto tutta l'architettura, quindi tutti i percorsi di navigazione sono stati analizzati, chiaramente mantenendo quello che funzionava, perché noi abbiamo tantissimi utenti fidelizzati e quindi non volevamo che chi conosceva il sito, aveva conosciuto il percorso di navigazione fosse spaesato. Ma allo stesso tempo siamo andati ad inserire nell'albero di navigazione delle cose che non erano inserite, abbiamo migliorato, abbiamo cercato di essere... Eh, di guardare anche con l'ottica dell'utente che invece si approccia al sito la prima volta. Chiaramente il design è più moderno, ma... Il sito precedente aveva tanti anni, quindi era come dire, moderno e contemporaneo quando era stato realizzato. L'ottica è quella di un giornale, quindi ormai l'utenza è abituata a scrollare, quindi così è più arioso, l'occhio si riposa, ha dei punti di attenzione, tanti elementi visivi che aiutano la navigazione, la palette di colori, tutta accessibile in linea con l'immagine dell'istituto e finalmente un motore di ricerca che nel sito precedente mancava. Dal punto di vista tecnologico abbiamo fatto l'analisi di diversi CMS, ma la scelta è ricaduta di nuovo su WordPress, perché comunque è un CMS open, open source e aveva le caratteristiche a parità di, 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 di punteggio rispetto agli altri CMS analizzati. C'era un passaggio insomma, che era più più graduale. Quindi a parità di punteggi abbiamo preferito mantenere continuità col sito precedente. Chiaramente siamo nell'ultima versione di WordPress mentre lì non avevamo avuto degli aggiornamenti. Questo ci permette da una parte di avere una redazione più autonoma, questo è permesso anche da una struttura monolitica che ci dà standard di sicurezza, di sicurezza, ma anche permette più agilità al, alla redazione. Per quel che riguarda l'architettura, abbiamo un'architettura molto all'avanguardia, a container e quindi tutto ci sono separate le, le varie componenti e questo ci permette di avere una gestione o un rilascio in produzione più veloce. Di solito le strutture a container sono su cloud, su cloud esterno, che ne so, Aruba o iCloud. Invece, noi siamo un ente di ricerca, i nostri dati hanno la privacy per noi è imprescindibile. Quindi abbiamo un cloud privato, cioè un cloud in casa. Ti interrompo un istante per chi ha seguito il professor Benanti. E ha sentito parlare di epistemologia e di importanza di conservazione di Naus, Ecco, lei lo ha fatto, lo stiamo <ride> lei, facendo. Lei la, no. la, la grande dice, <ride> <ride> lavoro di squadra chiaramente. Poi avre, abbiamo un, un motore di ricerca dove già la ricerca per parola chiave abbiamo lavorato davvero tantissimo e funzionante. Stiamo andando in un'ottica di ricerca semantica. E alla ricerca chiave, per parola chiave si, affa si mh, affianca la classica ricerca faccette quindi che ci permette ancora di più di raffinare la ricerca questo quindi ci ha portato ad avere un sito innovativo, moderno, l'abbiamo già detto. E il futuro. Il futuro sicuramente abbiamo lavorato in miglioramento continuo, quindi già in questi ultimi due giorni ci sono arrivati tantissimi feedback, abbiamo già tanto lavorato, lavoreremo e stiamo migliorando di giorno in giorno. Poi avremo uno sviluppo evolutivo in chiave di intelligenza artificiale. Quindi la ricerca andrà verso la ricerca semantica. Quindi ci saranno le ricerche in linguaggio naturale. È la restituzione delle risposte. Allo stesso tempo eh, l'obiettivo è quello di inserire un chatbot che attraverso l'LLM, ehm, che sposa l'LLM al RAG, quindi l'intelligenza artificiale già addestrata Andrà ad interrogare soltanto nel perimetro di ricerca dell'Istat in modo da ehm, restituire ehm, un, eh, delle risposte conversazionali. Lo sappiamo tutti, ormai insomma, di intelligenza artificiale ne parliamo da tantissimo, il rischio delle allucinazioni è, è forse impossibile azzerarlo, ma noi lavoreremo per renderle, eh, a, um, abbassare la probabilità di, di allucinazioni al minimo possibile e allo stesso tempo nel nostro obiettivo c'è cioè quello sempre di di referenziare i risultati quindi i testi saranno sì di intelligenza artificiale generativa ma sempre con la, la fonte e quindi che dà anche la possibilità a colui che accederà, che accederà al sito anche di verificare il risultato quindi di avere un riscontro andiamo Un po' ce lo fai vedere si ecco sto andando Vabbè, questo l'ho voluto scrivere non metto i nomi perché siamo veramente tantissimi ma insomma non, 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 dico, non dico però davvero la dicitta è stata fantastica a noi della comunicazione a partire da Giulia, Sofia e tutti e anche un pezzo di DIRM Allora, escape Sì, lei, mentre lei si prepara aggiungo io qualche considerazione e appena arriva mi, mi interrompo è stata veramente un'avventura eh? un il sito dopo di dopo tutto noi diamo importanza all'utente diamo importanza diamo ci al, fattore, al fattore umano eh, allora questo nuovo sito è stato davvero il frutto di tantissimo ascolto che è la parola chiave che Michela Truia ha detto all'inizio e che è, eh, tra l'altro, la parola per chi Faccio. ha sentito il discorso, l'audizione del nostro eh, Presidente sito, non... eh, è la, la parola che caratterizza questo nuovo corso dell'Istat, momenti di riflessione, momenti di speculazione, di speculazione naturalmente intendo in questo caso statistica e concettuale, nel segno però dell'attenzione all'umano verso l'intelligenza artificiale perché poi la vera sfida è quella, l'abbiamo sentita stamattina durante le plenarie da parte di tutti i professori e le autorità che sono intervenuti. Eccolo, il nuovo sito c'è, quindi io mi fermo. Allora, la scelta è stata quella di, per chi conosceva il sito precedente, avevamo una navigazione principale dedicata ai temi. Invece adesso anche, ispirandoci come abbiamo detto prima anche a siti altri di statistiche, la navigazione per temi è stata collassata nella prima voce e abbiamo dato spazio anche alla navigazione per dati. E altre voci perché, come anticipava già la nostra direttrice, i nostri utenti sono tutti: vanno dal eh, utente che viene a cercare l'indice per rivalutare l'assegno di mantenimento al coniuge al ricercatore che viene sul nostro sito solo per cercare i dati. Quindi, a seconda dell'utente, diversi tipi, tipi di navigazione. Quindi, abbiamo le statistiche per temi: ecco qui. Allora, le statistiche per temi, abbiamo, attraverso le statistiche per temi, ritroviamo i nostri 19 temi che andremo a vedere tra un po'. Cioè sono i classici temi che utilizziamo da sempre, l'istate li avevamo nel sito precedente, li avevamo nella banca dati precedenti, ne li abbiamo, abbiamo nella banca dati attuali. Quindi ancora in continuità sia con l'organizzazione dei contenuti sia rispetto ai nostri utenti eh, più fidelizzati. Poi abbiamo una navigazione per dati, quindi come potete vedere già dal menu principale c'è un, um, un, scusate un overview su tutto quello che, che il sito contiene. Poi anche la navigazione per la classificazione e strumenti, altri argomenti molto importanti per i nostri utenti, quindi sono subito raggiungibili dal menu principale. E poi abbiamo come ultima voce il, il classico eh, istituto con, con tutte le informazioni sul nostro istituto la pagina come dicevamo prima scrolla perché Un attimo. Okay. ok poi tornando sulla home io non so navigare senza mouse scusate sono son quasi boom eh? ok ecco qui subito la centralità del motore di ricerca quindi questa è una grande novità e poi abbiamo subito, a colpo d'occhio, il fatto che siamo in un istituto di ricerca. Quindi dei grafici che danno subito l'informazione sulla congiuntura, i primi tre grafici, e poi abbiamo anche un grafico sulla popolazione. Come vedete, questi grafici possono essere... Non trovo più il ecco qui. E questi grafici possono essere aumentati, quindi al momento abbiamo dei grafici sulla congiuntura e il grafico sulla popolazione, ma abbiamo uno slider, quindi i grafici possono essere comunque aumentati. Poi abbiamo uno spazio dedicato a quella che è la contingenza, quindi mettiamo in evidenza quello che è importante per il momento. Quindi anche in questo caso abbiamo scelto di mettere uno slider perché ehm, ci, ci succede spesso che abbiamo bisogno di mettere in evidenza più contenuti. Poi abbiamo delle strisce, come dicevamo prima, ottica di giornalistica. Quindi nella prima striscia abbiamo tutti i contenuti che sono, mettiamo in evidenza tutti quei contenuti che non si trovano nelle strisce successive, quindi per esempio le notizie, quindi per esempio i bandi di gara, i concorsi, le, le audizioni e i contributi al Parlamento e così via. Poi abbiamo i comunicati stampa. Comunicati stampa, il calendario e i giornalisti. Tutto questo è uno spazio dedicato ai giornalisti che chiaramente è un target molto importante per noi e quindi abbiamo in evidenza tutti gli ultimi comunicati stampa. Un calendario che è direttamente eh, aggiornato con tutti i comunicati. Ogni venerdì viene aggiornato con tutte quelle che sono le diffusioni della settimana dopo. Ve lo mostro velocemente. In cui, per esempio, anche in questo caso, come dicevamo prima, abbiamo utilizzato molto le icone, abbiamo utilizzato i colori perché aiutano molto la navigazione. Quindi. Come potete vedere, abbiamo sia un calendario settimanale che mensile, però dai colori si capisce subito anche che tipo di, che tipo di prodotto verrà diffuso e quando. Poi. Ecco, andiamo un attimo indietro. OK. Scusate, però la navigazione con questo. Ci siamo. Ok, poi abbiamo tutti i contenuti più visitati perché conosciamo quello che fanno i nostri utenti, sia dagli analytics, sia dai test di usabilità. Sappiamo che questi sono i contenuti che storicamente negli anni sono sempre più, più visitati dai nostri utenti. Quindi li abbiamo resi direttamente raggiungibili dalla Home. Una Stripe dedicata a tutti gli eventi che l'Istat organizza. Ritorna l'accesso ai dati, quindi quello che nel, primo, nel menu principale l'avevamo in maniera collassata, quindi il sito è vero che scrolla, ma richiama i contenuti che avevamo già nel menu principale. Quindi abbiamo di nuovo un accesso ai dati, abbiamo tutti i 19 menu di cui parlavamo, su, parlavamo prima esplosi, quindi chi è interessato a una navigazione per tema attraverso questi temi va direttamente nella pagina tematica. Un occhio alla sezione della ricerca, perché siamo un ente di ricerca, e alla qualità, tutto quello che riguarda la qualità, quello che l'Istat fa per rispondere alla qualità, le statistiche sperimentali, che sono un'altra branca, che sono, sul sito sono tenuti separati perché si tratta di statistiche non ancora ufficiali, poi le pubblicazioni, quindi tutte le pubblicazioni che l'Istat pubblica, tutto questo sulla home in ordine decrescente. Poi abbiamo un altro spazio ai prodotti di comunicazione, in questo caso abbiamo messo i podcast che è un prodotto di comunicazione molto importante, anch'esso molto innovativo, e poi degli altri ehm, short code che rimandano anche in questo caso a contenuti che vogliamo mettere in evidenza. Tra le altre innovazioni, volevo farvi vedere. Da una parte abbiamo, noi abbiamo tanti, tante sezioni tematiche, che nel sito precedente erano un pochino sparse. Adesso sono state tutte accorpate nel, nei, nei focus. Quindi sono già direttamente raggiungibili dalle Statistiche per Temi. Quindi, in Statistiche per Temi, abbiamo. Vado da, statistiche per temi. Ok, nelle statistiche per temi, oltre a, oltre a trovare i temi... Vi diamo ancora qualche traccia e poi fate voi. Sì. <ride> Ok, oltre a trovare i 19 temi di cui parlavamo, abbiamo raccolto tutti i, i, i siti tematici che l'Istat mette a disposizione per gli utenti in una sezione che si chiama Focus. Quindi, direttamente adesso raggiungibili dalla sezione Focus tutti i siti tematici dell'Istat che prima non erano facilmente trovabili perché non erano inseriti nell'albero di dei temi ecco qui quindi abbiamo un sito sulla violenza sulle donne benessere e sostenibilità la sezione dati alla mano per gli utenti eh, meno eh, meno schillati dal punto di vista statistico le, il sito della congiuntura vediamo solo velocemente la pagina dei temi e poi poi andiamo alle piattaforme di. esatto <ride> ok allora vi voglio mostrare soltanto una pagina di tema quindi per esempio prendiamo la pagina della popolazione per esempio. Sotto la popolazione abbiamo tre, questi sono dei macro temi, quindi andiamo in uno dei 19 temi, popolazione, scegliamo così popolazione solo perché è il primo. Ecco qui. Quindi nella pagina popolazione o nelle N19 eh, 19 pagine troviamo tutto quello che l'Istat produce per questo tema, che afferisce a questo tema. Quindi abbiamo tutti i comunicati stampa, come potete vedere in questo caso il menu di navigazione ha un'ottica di ancora, quindi già dal menu di navigazione si può capire subito quello che la pagina contiene, quindi direttamente dalle ancore si può scegliere di andare nelle notizie, nelle statistiche sperimentali o direttamente l'accesso ai dati, oppure si può visitare la pagina per scoprire tutto quello che l'Istat produce e che riguarda questo tema. Adesso per esempio... Andiamo. Abbiamo quindi le audizioni, uno spazio dedicato alle audizioni, prima ai comunicati stampa, ancora ritroviamo la produzione editoriale, l'ultima caratteristica, qui abbiamo le infografiche che nella homepage sono in evidenza. Una cosa molto importante, ma questo lo eredita anche dal sito precedente, è la navigazione direttamente dei dati dalla pagina di tema. Quindi in questa pagina abbiamo direttamente l'albero di Stat Data, che è la nostra banca dati principali, inserito direttamente nel, nella pagina di tema. Quindi di qui io posso andare direttamente in famiglie e avere quelle che sono le tavole, l'albero di Stat Data che ha i dati sulle famiglie. E ci andiamo, tra ci andiamo. Allora, intanto eh, questa è l'occasione per ringraziare pubblicamente Michela Troia che è stata veramente l'eroina del nuovo sito insieme ai colleghi dell'informatica. Io ringrazio lei, ringrazio il capo servizio Giulia Mottura e ci ha raggiunto e lo ringraziamo perché ci sono tante cose, ma lui è qui con noi, il nostro direttore del Dipartimento Massimo Fedeli, lui ha creduto tanto in questo progetto e ci ha spronato. Parole chiavi, ascolto, qualità ricerca e come avete visto sono state accolte tutte le istanze perché abbiamo sentito tutte le anime la pancia dell'istituto e quindi abbiamo cercato proprio di migliorare la performance anche nella prospettiva come dicevamo dell'intelligenza artificiale il sito è l'ecosistema digitale la piattaforma di diffusione è uno strumento ai limiti tra comunicazione e diffusione ma noi abbiamo tantissimi prodotti di diffusione e ce ne parla Roberta Roncati a proposito di ascolto è il capo del contact però oggi se qui per raccontarci tutto quello che abbiamo fatto in termini di innovazione, non ultima quella del primo luglio. Perché il primo luglio abbiamo avuto due novità in istituto. Diciamo il debutto in sordina del sito per lanciarlo bene oggi e anche un'altra innovazione che ci racconti tra poco. Sì, sono pronta. Si sente? Sì. Allora, buongiorno a tutti. E, um, intanto vediamo se funziona. Non funziona. E eh vabbè, no, no, deve funzionare. Ora oh, funziona, perfetto. Il um, eh. L'istituto, così come negli anni si è mosso per migliorare e aumentare la quantità di informazioni disponibili, allo stesso modo si è evoluto per quello che riguarda le, la diffusione dei dati. E, e cercherò di farvi una carrellata rapidissima, ho, ho poco tempo, ma se non sono chiara voi fermatemi. Fermatemi sì. Una carrellata partendo da microdati, poi dati aggregati, i prodotti, per lo più pubblicazioni e i servizi a disposizione degli utenti. L'occhio è sempre agli utenti, alla loro. L'importanza che hanno e la necessità di ricevere l'informazione statistica di cui hanno bisogno. Rispetto ai microdati, due o tre cose importanti: intanto il fatto che è un, una, un patrimonio fondamentale ovviamente per la ricerca e per questo l'Istat negli anni ha cercato di rendere sempre più disponibili il, il, la, la possibilità di mettere cioè, ha, ha reso più facile l'utilizzo dei microdati. Ce ne sono di varie tipologie eh, importante ad esempio la tappa nel 99 della diffusione dei primi file standard e l'apertura del laboratorio Adele. Ma diciamo al di là che poi sono stati sostituiti dagli MFR e poi abbiamo avuto i primi microstati nel 2013 c'è cioè la possibilità per tutti i cittadini di scaricare i microdati ai quali vengono applicate tecniche di, ehm, per la tutela diciamo, della riservatezza per cui anche il contenuto informativo è inferiore ma certamente insomma c'è una mole di dati enorme e, la vera novità l'innovazione vera di cui possiamo parlare oggi è quella che c'è stata è partita da qualche anno già dal 2016 per cui l'istituto ha chiesto di poter rendere mh, più, uh, più facilmente utilizzabili questi microdati ed è stato, dopo un periodo di sperimentazione, è stato stabilito che diciamo, degli enti esterni all'Istat potessero avere la possibilità di accedere ai dati dell'Istat, ai microdati dell'Istat, ma da remoto, quindi dalle proprie sedi. Dopo un periodo di sperimentazione con Banca d'Italia, nel marzo del 2023 è stato aperto il primo laboratorio da remoto, che è un'innovazione pazzesca perché mh, per, quanto, diciamo, per i ricercatori, insomma chiaramente per il mondo della ricerca, perché laddove. Ehm, Succede che in questa modalità, diciamo con questo endpoint locale in via nazionale, è come avere un, un, uno strumento, un, un computer dell'ISTAT, quindi i dati dell'ISTAT sono in, su via, via nazionale, dove la modalità è kiosk, cioè non, non è possibile accedere se non con user ID, password, l'OTP, quindi il one time password. Ma ehm, non c'è possibilità di modificare la postazione, ma certamente ehm, è. Una, una grossa novità e apre anche alla possibilità, in, in prospettiva strutturata, a seconda delle, anche del, della forza organizzativa che può avere l'Istat e anche insomma, de, de, della sostenibilità economica, di aprire ad altri enti di ricerca. E ehm, con i microdati andiamo avanti. Uh, diffusione di dati aggregati. Sappiamo che nel 2010 è stata fatta la prima, il primo grosso passaggio, anche lì epocale, dalla diffusione di dati su tabelle, sul sito istituzionale o di piccoli diciamo, database, non so, per la diffusione dei censimenti. È stato fatto un primo grosso lavoro di modellazione di, di data cube per uh, aprire il Istat data, il primo data warehouse dell'Istat. Quindi un lavoro enorme che è durato molti anni, ma che a un certo punto, intanto, la tecnologia era proprietaria e poi è diventato obsoleto, per cui si è ragionato sull'opportunità di sviluppare un nuovo sistema. Anche lì il, diciamo, il percorso sembra recente, è partito da un po' di anni, c'è dietro un lavoro enorme, ma nel 2022 e poi diciamo, a metà del 2023 è stato finalmente completato la migrazione di tutti i dati sul nuovo sistema. Nuovo sistema che, e questa è la grossa novità, diciamo, i dati sono quelli che erano sui punto stati, il nuovo istadata nominato anche da... La collega Michela è uh, un sistema intanto sviluppato dall'Istat, quindi Open. E basato sulla famosa tecnologia SDMX, che all'inizio dicevo che cos'è questa SDMX non ho messo paura, ma ora ci torneremo, è semplicemente un linguaggio XML, per cui però i dati vengono scambiati con questa modalità che è proprio nata e fortemente anche voluta in, in diciamo, da alcune istituzioni internazionali importanti, l'Ocse, il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Centrale Europea, è un modo di scambiare dati e metadati. Uh, fortemente diffuso e open. Quindi è ha sviluppato al suo interno sia la modalità di gestione di micro, dei, scusatemi, dei dati e dei metadati con il metadata manager e anche poi il data browser, che è quello che consente proprio di navigare. Ora, al di là della mh, diciamo dei sistemi, Allora, intanto sono stati già pubblicati, e quindi migrati miliardi di dati su nuovi sistemi, abbiamo istadata che è quello principale e poi alcuni sistemi diciamo satellite, l'ex web che è stato migrato nelle statistiche di commercio estero e il data warehouse per il censimento popolazione e il censimento dell'agricoltura. E al di là delle varie possibilità che il, il, delle, diciamo dell'innovazione che il sistema consente, non ultimo, io direi forse il primo è la possibilità di esportare facilmente dati in diversi formati. La possibilità di vedere grafici, costruirli, eh, avere dashboard anche molto accurate no, sul territorio, ma la vera novità è questo SDMX. Perché, Perché eh, il fatto che ci sia uno standard condiviso che mette in condivisione, che mette, diciamo, permette di collegare dati e metadati, sostanzialmente apre non soltanto al machine to machine in maniera. Lineare, basic, no? rispetto a, tutti gli, insomma, a tutte le istituzioni, a tutti gli enti che vogliano utilizzare questi dati, ma soprattutto apre all'intelligenza artificiale, alla possibilità cioè di ehm, interrogare con linguaggio naturale un, un, un data cube qualunque e di avere come risposta o un Google like, cioè dei link, o addirittura una risposta più articolata, diciamo con l'informazione già strutturata. E una terza modalità. E, e, e qui diciamo, possiamo immaginare un chatbot, per cui se uno chiede. Un dato sull'occupazione, quello risponde addirittura magari col ter sul territorio. La terza modalità, quella diciamo più, più evoluta ma anche più lontana dall'Istat, è quella di tipo manipolativo, cioè avendo a disposizione dati e metadati, potenzialmente si può fare qualunque cosa. Abbiamo visto quali sono i rischi, diciamo, i vincoli e rispetto a questo. L'Istat mette a disposizione i dati, l'uso che se ne può fare, chiaramente è aumentato con, con questa nuova modalità. Legato sempre al, alla, alla diffusione dei dati c'è quella delle visualizzazioni. Anche qui è un'altra fetta di utenti che viene presa in considerazione e che ehm, è, è pure molto importante, proprio per rendere anche sviluppare la cultura statistica è molto importante. Diciamo che l'Istat anche qui ha fatto un percorso lungo negli ultimi 15 anni. Di, ehm, eh, di sperimentazione rispetto a diversi sistemi. Io vi ho, diciamo, ho messo in questa timeline i principali. Diciamo che mi, se mi sento di poter sottolineare Statistics Explorer. Che fu iniziato nel diciamo, fu è stato utilizzato nel 2010 e è stato il primo esempio di introduzione di in pagina HTML di grafici e dashboard. Ma soprattutto col 2015, con l'introduzione di Tableau, c'è stata proprio una, una grossa evoluzione in questo senso. Oggi l'Istat si muove in due direzioni: da una parte la gestione di grafici semplici. Come quelli che abbiamo visto, ad esempio, sul sito istituzionale, che però hanno una grossa novità, cioè vengono ehm, con un task scheduler, vengono aggiornati sostanzialmente in tempo reale. Quindi, quando la banca dati aggiorna il dato, il grafico sul sito istituzionale è aggiornato. Questo riduce l'errore, riduce il lavoro umano e soprattutto insomma, riduce i tempi di, di attesa. L'altro grande eh, area di sviluppo rispetto alle visualizzazioni, al data visualization, è invece la, proprio la produzione di dashboard. Che accompagnano di solito le grosse pubblicazioni, il BES, il rapporto annuale o l'annuario, e sono ehm, anche queste diciamo sono state eh, realizzate, vado avanti: sono state realizzate in, ehm, ne, negli ultimi anni sempre di più. E ne sono state fatte alcune molto interessanti perché hanno la, diciamo, la Dashboard dà la possibilità di unire insieme. Ehm, eh, Legare tra loro più dati rispetto a un fenomeno, quindi, ad esempio, ne è stata fatta una molto interessante per la diffusione dei dati del censimento permanente, una che è stata avviata con, durante la pandemia, quindi eh, che fa uso dei dati della sulla mortalità giornaliera comunale per la quale si possono confrontare non solo nel tempo, ma anche nello spazio a livello regionale, provinciale o comunale appunto i dati di mortalità e poi. L'ultima, diciamo, anche perché è stata aggiornata di recente, insomma adesso è a fine giugno, è quella invece che mette insieme le misure del PNRR con gli indicatori dello sviluppo sostenibile e gli indicatori BES prodotti dall'Istat, quindi permette di appunto, visualizzare l'andamento e il legame di, diciamo, degli, del, delle misure del PNRR attraverso gli indicatori dell'Istat. Chiaramente la, la data visualization per l'Istat non è solo grafici interattivi e dashboard, e, e sono anche infografiche e rappresentazioni cartografiche di altra natura, ma qua io volevo fissare l'attenzione su questi primi due punti per i quali appunto c'è un, un grosso lavoro innovativo. Produzione editoriale. Anche qui la strada è lunga, ma eh, l, l, la cosa che, che mi preme dire è, sono due. Una che fino al 2000 sostanzialmente venivano pubblicati in cartaceo ancora molti volumi, circa 150, e che da quell'anno è iniziata una grossa evoluzione, come hanno fatto gran parte dei paesi europei, verso invece la, la digitalizzazione. Quindi l'ebook è diventato nativo digitale. Ma ehm, tranne qualche volume storico classico, l'annuario, il rapporto annuale e qualcos'altro, ma c'è stato appunto nel 2013 la nascita delle letture statistiche, che nascono proprio volumi che nascono come e-book, da visualizzare offline sostanzialmente, e quindi da poter, mh, diciamo. Eh, di cui si può fruire anche appunto su, su grandi schermi ma offline. E l'altro filone invece, che è anche quello più, se vogliamo, innovativo, è quello che riguarda le, ver le vere pubblicazioni digitali, il web publishing, quello per cui ci sono pubblicazioni che nascono proprio per il web, quindi testi brevi, contenuti eh, interattivi e multimediali all'interno e eh, la possibilità quindi di navigare. Io faccio risalire il primo web publishing dell'Istat al primo No Italia, qua vedete la copertina dell'ultimo, anche questo è uscito a giugno. Però ti posso chiedere di andare un po' più di corsa? Di corsa certo, e, ma sostanzialmente diciamo, eh, gli esempi sono molti. Alcuni veramente interessanti, lo dico al volo, ma lo dico perché diciamo, ho avuto anche l'occasione di studiarli e guardarli con attenzione. Abbiamo dei, degli ebook veramente pieni di informazioni, di grafici interattivi, di, di testi, di, di immagini, di, diciamo, di, di tanta roba interessante. La vera novità, e questa la dico al volo, è il self-publishing, che è uscito per la prima volta in Istat nel 2023 e che permette sostanzialmente una, una piattaforma che permette agli autori di produrre in autonomia, secondo linee grafiche standardizzate con degli strumenti condivisi, produrre in autonomia questi ebook. O meglio, scusatemi, questo web publishing, quindi sono proprio prodotti interattivi. Biblioteca Digitale, vado rapidissima. Possiamo soltanto dire che eh, a, si affiancherà a breve, eh, non, avete un'anteprima, mi faccio proprio un'anteprima in questa immagine. Archibibio sarà la nuova piattaforma di diffusione dove le, le fonti archivistiche, le fonti bibliotecarie saranno unite insieme. La grossa novità è che saranno possibili anche dei percorsi, non so, sui presidenti, sui luoghi dell'Istat, le sedi, sui loghi, addirittura un'area memo con i siti vecchi, i siti web, diciamo, per, proprio per, per studiare meglio il percorso de, che l'istituto ha fatto negli anni. Infine, ecco, last but not least, <ride> tra i servizi... Il punto unico di contatto, appunto, diceva la nostra direttrice, è uscito, è stato diffuso. Ha visto il go live l'altro ieri. Il nuovo punto unico di contatto, in realtà, il contact center per gli utenti c'è da anni. E anche diciamo, il supporto per i rispondenti. Per la prima volta abbiamo messo insieme in un'unica piattaforma, con la collaborazione quindi di più direzioni dell'ISTAT, la metodologia, la raccolta dati, cioè, più la raccolta dati e l'informatica e la diffusione, un servizio multicanale per i rispondenti alle informazioni statistiche e per gli utenti, dove chiaramente la cosa interessante è il. Mh, la modalità di accesso che non è soltanto web o su mobile, ma può essere anche via mail e può essere anche telefonica, tra l'altro, si lega con eh, l'attivazione del, del 1510, cioè il, il numero di pubblica utilità che ci è stato eh, fornito dall'AGID. Quindi in qualche modo questo sarà via via eh, il, il canale di accesso diciamo preferenziale per tutti, per tutti quelli che a qualunque titolo entrano a contatto con l'Istat. Anche il questa ve, ve la risparmio, ve l'ho già detta: anche il, il contact center che quindi ha cambiato veste dal momento che è entrata anche raccolta dati, quindi la parte de, destinata ai rispondenti ha cambiato veste la, la, appunto lunedì. E, si apre a possibilità di utilizzo di intelligenza artificiale mh, in maniera consistente, non soltanto per guidare gli utenti e i rispondenti a trovare il servizio che a loro interessa, ma soprattutto per noi operatori che siamo tutti in rete. Per dare diciamo, risposte che possano essere tempestive, eh, complete e, e più, sicuramente più accurate. Credo che, il, i, vincoli siano quelli che ci siamo, i rischi siano quelli che ci siamo detti, cioè quelli della, eh, di chi è la responsabilità della risposta e il, i vincoli, quelli dell'enorme mole di dati che servono, ma certamente diciamo, è una strada assolutamente da percorrere a mio avviso e che già abbiamo cominciato a sperimentare ultima cosa che dico che in realtà non è, è proprio una novità abbiamo fatto un, cioè un questionario che, a cui gli utenti possono diciamo, dare risposta rispetto ai servizi del contact center quindi a chiusura delle loro richieste abbiamo qua i primi risultati che l'ho riassunti e sostanzialmente mi sembra che diciamo, il servizio è molto apprezzato, due punti di Caduta, tra virgolette, una è la facilità di navigazione della piattaforma ma faceva riferimento alla precedente, vediamo adesso come andrà, e l'altra è sulla completezza delle informazioni fornite, lì dove c'è proprio rispetto agli utenti tutto il lavoro che comunque l'Istat fa rispetto alla pertinenza del dato prodotto. Con questo io ho finito, ringrazio non soltanto voi per l'attenzione ma soprattutto tutti i colleghi che in diffusione hanno reso possibile tutto questo che in pochi minuti ho cercato di raccontarvi. Grazie. E naturalmente per ogni servizio c'è un caposervizio, anche lei è qui con noi, è Mara Cammarota, ringraziamo anche lei, fa un incessante, costante, enorme lavoro e eh, eh, vorrei dire che comunicazione e diffusione in Istat sono nel segno dei tempi perché accompagniamo l'evoluzione. Ci piace dire in comunicazione accompagniamo i registri con i registri linguistici, ascoltiamo in tutti i modi gli utenti e comunichiamo con loro dai podcast ultimi citati ai social il sito è la base e naturalmente teniamo moltissimo alle collaborazioni le collaborazioni con tutti che tra l'altro eh, sono in crescita in questo momento nel nuovo corso dell'istat uno dei nostri partner con cui lavoriamo tanto bene, anche come dire, eh, condividendo anche dei valori di riferimento è senz'altro la Banca d'Italia e quindi con piacere che ringrazio Attilo Mattiocco, consigliere tecnico di Banca d'Italia di essere qui c'è chiedendole di verticalizzare un momento in più su un argomento che ha introdotto anche la collega Roncati cioè SDMX, questa sorta di linguaggio che può diventare un vero ponte tra le amministrazioni. Sì, grazie. E mi fa molto piacere poterlo fare in effetti perché credo che sia l'occasione anche di mostrare come delle scelte strategiche che vengono prese e che poi con perseveranza seguite si trasformino poi nel tempo in un modo diverso di lavorare che per gli utenti diventa più efficiente, più facile e anche diciamo, meno doloroso in alcune situazioni. Um, io ho cominciato a lavorare in Banca Italia una quindicina d'anni fa circa, quindi vi racconto anche un po' l'evoluzione dell'utilizzo di questo, di, questo, di questo standard in banca. Lo standard sta per Statistical Data and Metadata Exchange, è uno standard che è nato su iniziativa di sette sponsor che sono i principali player internazionali nel mondo della, della statistica, se ne è aggiunto recentemente uno nuovo che è l'International Labor Organization. E si, poneva, si pone l'obiettivo di standardizzare, armonizzare, modernizzare i vari aspetti dello scambio statistico. Insomma, il termine che veniva utilizzato era industrializzare in un certo senso, cercare quantomeno di farlo aderire a una serie di parametri di qualità. La Banca d'Italia e l'Istat in quest'ambito hanno sempre lavorato, hanno sempre lavorato insieme e hanno sempre lavorato nella comunità SDMX, abbiamo sempre avuto dei delegati nei due organi di governo dello standard SDMX, il Technical Working Group e lo Statistical Working Group, che si occupano per l'appunto degli aspetti tecnici e degli aspetti di business. Poi il punto di svolta secondo me c'è stato e abbiamo cominciato ovviamente a lavorare in quest'ambito anche internamente. Il punto di svolta secondo me c'è stato nel 2014 quando nell'ambito del comitato di coordinamento tra Banca d'Italia e Istat, è stato creato un gruppo di lavoro per la razionalizzazione dello scambio dati tra i due istituti e a fronte del fatto che c'erano già dei prodotti in essere nei due istituti, in particolare l'Istat aveva già sviluppato le prime versioni del web service SDMX, noi in Banca d'Italia avevamo già sviluppato le prime versioni dei connettori SDMX, che è un software di cui parlerò tra poco, che serve a rendere facile la vita degli utenti che devono prendere i dati che sono disseminati secondo lo standard SDMX. E fu abbastanza naturale la conclusione del gruppo di lavoro di puntare sul web service SDMX come eh, strumento di elezione per eh, prendere i dati aggregati, chiaramente, quindi serie storiche, dataset di cui ha parlato eh, la dottoressa prima. Ehm, diciamo, c'erano già stati degli scambi eh, in questa, fatti con questa metodologia, però... L'investitura ufficiale di questo strumento, data dal gruppo di lavoro, ha dato poi il via all'utilizzo sempre più massiccio dello strumento stesso. Un punto importante nella storia di, questa, di questo utilizzo è sicuramente l'anno scorso quando i.stat, il single exit point, cioè le prime versioni di, questi, di questo web service SDMX, sono stati migrati verso Istat Data, una piattaforma SDMX nativa, più ricca di metadati, di cui... E di questa migrazione parlerò anche un po' perché al di là degli strumenti e delle tecnologie è molto importante la governance e richiamerò un po' questo concetto più avanti prima di ritornare sul mondo Istat vorrei darvi un'idea più chiara di cosa sono questi connettori che noi usiamo largamente che è un progetto open source della Banca d'Italia perché inizialmente l'abbiamo sviluppato per noi, poi ci siamo resi conto che poteva essere utilizzabile e utile anche fuori dalla banca, per cui abbiamo rilasciato come codice aperto, per cui oggi è liberamente accessibile da tutti. Sono essenzialmente dei plugin, cioè delle estensioni dei principali tool e linguaggi statistici, econometrici di calcolo in generale che permettono un accesso facilitato al mondo dei dati SDMX. Vi spiegherò ancora meglio come funzionano. Essenzialmente i prodotti supportati li vedete nella parte bassa della slide, quindi abbiamo R, SAS, MATLAB, STATA, Excel, eccetera. Ehm, nella parte alta della slide vedete i principali provider oggi esistenti, ogni anno se ne aggiungono di nuovi. Ci sono, come vedete, gli sponsor, come ovvio che sia, ma ci sono anche alcuni provider nazionali, tra cui l'Istat che è stato uno dei primi ad essere pubblicato. Essenzialmente come funzionano, a cosa servono questi connettori? Eh, sono appunto queste estensioni dei linguaggi. Oggi diciamo, il modo tradizionale di accedere ai dati per un utente, per un analista, un data scientist che voglia fare dei calcoli e quindi produrre nuovi dati è che deve andare a cercarseli sui vari portali, selezionarli, impacchettarli e scaricarli, generalmente un formato CSV, Excel o i vari formati disponibili. Poi questi file che vengono scaricati devono essere riletti nel tool e ulteriormente processati perché bisogna diciamo, dare ai dati la forma necessaria per poterli poi processare. Tutta questa data preparation contiene vari passi manuali che oltre a essere lenti, ripetitivi, un po' noiosi per gli utenti, non hanno un enorme valore aggiunto nel processo di calcolo, come potete immaginare, e sono molto esposti all'errore umano, perché posso sbagliare la selezione dei dati, posso sbagliare il formato, posso sbagliare il nome del file quando vado a rileggere, ci sono tante cose negative in questo modo di lavorare. Utilizzando i connettori questi passi fondamentalmente spariscono, perché il software di calcolo, supponiamo R, presenterà una nuova funzione che si chiama in questo caso GetTimeSeries e che... Dato l'ID, l'identificativo, cioè i codici delle serie storiche che voglio scaricare, semplicemente devo lanciare il comando o la serie di comandi, che ovviamente posso scaricare più serie storiche, più dataset, e poi passare direttamente all'elaborazione dati. Per cui diciamo, la sparizione dei passi manuali e di tutta questa data preparation un po' ogni volta artigianale fa capire subito quanto le elaborazioni sono più chiare, più rapide, meno esposte all'errore e anche i processi sono più trasparenti perché. La, la preparazione dei dati e l'analisi dei dati convivono all'interno di un programma che quindi diventa estremamente riproducibile e autodocumentabile, in un certo senso, perché non c'è bisogno di documenti in cui sp si spiega dove e come andare a prendere questi dati. Tornando all'Istat, in questi due grafici vi mostro l'evoluzione diciamo, delle nostre interazioni attraverso i connettori SDMX. Ci sono i primi cinque mesi dell'anno, ho preso i primi cinque per confronto anche diciamo, rispetto a quest'anno, negli ultimi tre anni. Come vedete c'è una certa stagionalità nel numero di richieste che vengono fatte dal Dipartimento di Economia e Statistica prevalentemente, utilizzando i connettori SDMX verso il web service SDMX, però di anno in anno... Mese dopo mese le richieste crescono. Quest'anno abbiamo toccato quasi le 2000 richieste nel mese di febbraio. 2000 richieste che non significano ovviamente 2000 serie storiche, ma significano potenzialmente alcune centinaia di migliaia di serie storiche, perché una query SDMX compatta può rappresentare poi centinaia o migliaia di serie storiche che vengono scaricate poi nel tool, nel tool di analisi. Sulla destra invece Vedete una work cloud che è stata ricavata solo con i, dati, i metadati che sono a corredo di queste serie storiche. Quelli che conoscono diciamo, la dissemination Istat, immagino molti di voi, <ride> riconosceranno le parole chiave che sono nelle descrizioni dei flussi che sono sul, su Istat Data e vedete che la fanno un po' da padrone i dati di carattere economico, finanziario, però anche altri dati, diciamo che quelli più meno di carattere economico sono comunque molto utilizzati ma probabilmente non in maniera eh, frequente come, come gli altri quindi diciamo eh, spuntano di meno nella work cloud ok tornando un po' al quadro generale invece alcune considerazioni un po' più generiche dal mio dipartimento Prevalentemente ci sono anche altri dipartimenti che li usano, ma diciamo la gran parte sono nel mio dipartimento, quindi in economia e statistica, ogni anno partono circa 400.000 query SDMX verso i vari provider. Molte sono verso la BCE, come potete immaginare, ma anche la BRI, l'Ox e l'Eurostat comunque. Eh, di queste tra il 5 e il 10% sono quelle che vengono eh, elaborate da voi. Questo vi fa capire la quantità di interazioni che ci sono e se pensate al confronto tra i due modi di procedere delle due slide precedenti, vi rendete conto anche di come, a fronte di questo numero di richieste, eh, il primo modo di procedere non sarebbe stato semplicemente possibile. Cioè, gli scarichi manuali non avrebbero permesso di... Eh, leggere 400, di eseguire 400.000 alimentazioni dei programmi. Questo significa che noi, grazie a questo strumento, grazie all'SDMX, grazie al web service SDMX dell'Istat, della BCE e dell'Ox, siamo in grado di ripetere i programmi molto più spesso, quindi fare aggiornamenti molto più frequenti, prendere le revisioni molto più frequentemente, automatizzare molto di più tutta la filiera, dando più valore aggiunto a tutti quelli che questi dati aggiornati frequentemente poi di questi dati hanno bisogno. Inoltre dell'efficienza, della robustezza di processo, della riproducibilità dei programmi ho già parlato, ma la qualità del dato è anche eh, aumentata dal fatto che col web service SDMX viaggiano non soltanto i dati, ma viaggiano anche tutti i metadati che rappresentano descrizioni, metodologie, scale, misure, valute, eccetera, eccetera. Quindi l'utente cioè, del dato è molto più consapevole di quello che sta prendendo e utilizzando. Insomma, Guardandola diciamo un po' in generale, è come se attraverso il canale standardizzato SDMX tanti database che sono sparsi in giro per il mondo, di cui noi non sappiamo niente, non sappiamo che database sono, che server vengono utilizzati, non sappiamo praticamente nulla, però sappiamo che parlano SDMX, ci si presentano come un grande database distribuito di cui non dobbiamo sapere altro che come... La, la lingua franca che lui parla, che è proprio appunto, lo standard SDMX. Noi siamo in grado, senza sapere nient'altro, di andare presso il fornitore di dati, fare una richiesta che lui è in grado di capire, lui ci darà una risposta che noi siamo in grado di capire perché parliamo la stessa lingua. Ovviamente questi sono gli strumenti. L'utilizzo degli strumenti poi fa la differenza nella realtà. Quindi la necessità che c'è dietro tutto questo è quella di una governance che sia molto forte. Sia evolutiva che di manutenzione, una chiarezza nei contenuti, nella, diciamo, in come questi vengono esposti e come si evolvono nel corso del tempo. Eh, L'utente, da questo punto di vista, in un certo senso, entra a far parte del processo produttivo dei dati del fornitore, perché eh, la dissemination non si ferma più sul sito, ma continua fino a dentro il programma R o il programma MATLAB dell'utente che si rompe se qualcosa va storto a livello di comunicazione, quindi si crea una sorta di eh, relazione simbiotica, l'abbiamo chiamata qui, e quindi deve essere gestita in questa maniera. Un esempio di questo è stata la recente migrazione eh, a IstatData che è stata molto morbida per noi proprio per il fatto che siamo stati avvisati tanti. per tempo, sono stati forniti degli strumenti per convertire le query che avevano bisogno di cambiare, perché alcune cose sono cambiate a livello strutturale. Quindi tutto sommato, diciamo, è stata un'esperienza positiva. Le migrazioni non sono mai delle esperienze piacevoli, ma in questo caso, quantomeno, non è stata spiacevole. Mettiamola così. Ultima cosa di prospettiva, e qui un po' ripeterò anche qualcosa che è già stato detto. Questo perché... però ci fa piacere perché è, fa parte di quel concetto di sintonia sì, tra sì. le amministrazioni, di comunanza sì, sì, oh no. di valori e di strumenti. Non ci siamo messi d'accordo, no. anzi, non ci conoscevamo praticamente. Effettivamente, ehm, i large language models e l'intelligenza artificiale, il modo di interagire con il linguaggio naturale, con i sistemi, delle, apre delle prospettive interessantissime, ovviamente, con un'evoluzione che è molto più rapida di quella che tutti ci aspettavamo. Però contemporaneamente crea anche dei rischi, si è parlato delle allucinazioni, ma anche semplicemente la confusione tra un dato e un altro, non necessariamente un dato che non esiste proprio. Avere un bacino estremamente strutturato e ricco di metadati chiari, rappresenta proprio la possibilità di eh, racchiudere il mondo in cui queste risposte possono essere trovate e generate, in modo tale da poter far dire all'intelligenza artificiale, in alcuni casi anche, quello che stai cercando non esiste, oppure quello che stai cercando non è così, ma è così, e oltretutto tutte le risposte Grazie ai metadati possono essere corredate da riferimenti precisi all'origine, al fornitore, eventualmente alla metodologia, tutto ciò che è disponibile nel mondo SDMX. Ulteriore elemento evolutivo è il Validation and Transformation Language, che è un, uno spin-off dell'SDMX, diciamo un'evoluzione ulteriore creata nella, dalla comunità SDMX che permette tenta di standardizzare non solo il formato dei dati eh, e dei metadati, ma anche l'elaborazione, le trasformazioni dei dati, permettendo così potenzialmente la creazione di dati che non esistono, ma che sono altrettanto sicuri e certificabili perché partono da dati certificati con processi condivisi, standardizzati e a loro volta certificati. E questo, diciamo, eh, in quest'ambito Banca d'Italia e Istat hanno cominciato a lavorare fin da subito, infatti oggi esistono quattro engine VTL in tutto il mondo, di cui tre sono open source e due sono stati sviluppati proprio da noi, da Banca d'Italia e dall'Istat. Chiudo qui e vi ringrazio. E noi ringraziamo... Ringraziamo molto Banca d'Italia per la chiarezza espositiva e perché in qualche modo cioè, ci consente di dire adesso prima di dare la parola alla professoressa Gadrila che gli strumenti, le innovazioni tecnologiche non devono mai perdere il punto di riferimento. Mi ha interessato molto la parte in cui hai detto che l'utente diventa parte del sistema produttivo. La vera sfida in tutto questo, e lo è in particolare per noi comunicatori e diffusione, è che non dobbiamo perdere di vista qual è. Poi l'obiettivo, cioè quello che noi dobbiamo com comunicare in modo chiaro, diretto, eh, pertinente, di qualità, tempestivo e dobbiamo combattere quotidianamente una battaglia che è un po' la conseguenza dei tempi, e cioè quella di una disinformazione e del rischio che ci sia un utilizzo non consapevole dei dati o peggio distorto dei dati. Come ci difendiamo da questo, ce lo dice adesso la professoressa Gavrila e ci dice a che punto siamo anche da, da, su, questa, su questa frontiera, però certamente un uso consapevole della tecnologia, di linguaggi applicativi comuni, di sperimentazione nel rispetto e nel segno di tempi già ci dà una grande mano. Quindi io ringrazio intanto questa prima parte dei lavori, che come avete visto abbiamo scelto di farla tecnica perché volevamo dirvi, soprattutto noi che facciamo comunicazione, lo dico guardando Giulia Mottura, che poi... Eh, la comunicazione serve anche a questo, serve a comunicare la cultura della statistica ma anche a comunicare l'importanza dello strumento verso quello che invece è il fine ultimo. E sul fine ultimo do la parola con grande piacere alla professoressa Gavrila. Grazie, grazie veramente per l'invito, grazie appunto, non, non nomino le persone con le quali ho interloquito prima di questo uh, incontro, ma poi vedo qui anche altri volti con, uh, con i quali si è attivato un po' il principio dei volti comunicanti, non tanto dei vasi comunicanti, perché effettivamente ci sono tante sensibilità, tante persone che conosco veramente da tanto uh, tempo e mi fa piacere. Mi fa piacere anche aver sentito la restituzione in questa chiave molto chiara, molto efficace di tutto il lavoro che è stato fatto intorno al sito, intorno agli altri strumenti di comunicazione ma anche intorno alla resa di accessibilità del dato perché appunto il dato un po' come i beni culturali appunto se non viene restituito, reso disponibile fatto vivere di fatto rischia di rimanere un giacimento in quanto tale non arriva alle persone e su questo dovrei dire appunto, sono giorni che sto riflettendo su che cosa qual è il valore aggiunto che un, una sociologa, una sociologa la comunicazione possa portare in questa sede. Mi sono ricordata che molti anni fa, forse più precisamente vent'anni fa, a proposito dell'ultimo eh, rapporto che, eh, che propone proprio questo escursus eh, dal 2003 al 2023, se non mi sbaglio, appunto diciamo e che ci parla. Forse proprio nel 2003 c'è stato da noi all'interno della loro Facoltà di Scienze della Comunicazione un convegno che aveva mh, come oggetto proprio questo rapporto tra comunicazione e previsione. Ed era un convegno che rifletteva sul dato partendo proprio da eh, una citazione di Schopenhauer. Pensate appunto, diciamo, era ogni uomo considera i limiti della propria visione personale come i limiti del mondo. Ecco, eh, questa mh, affermazione, questa citazione di Schopenhauer di fatto diciamo, mi aiuta anche a usare esattamente la saggezza appunto, diciamo, di, eh, del filosofo per introdurre questo mio intervento, perché appunto è una riflessione profonda che ci invita a che cosa? Ci invita ad alzare lo sguardo darsi un orizzonte, scrutarlo anche attraverso gli occhi e anche le reazioni degli altri, quindi non basta il nostro sguardo, non basta il micro, non basta appunto il soggettivo, ma bisogna in qualche modo, diciamo, a rifarsi alle statistiche, far ricorso alle statistiche proprio perché appunto nelle statistiche convergono più sguardi, appunto, ci danno la possibilità di acquisire anche a noi stessi una visione più limpida sui limiti e sulle possibilità del mondo. Quindi questo penso che sia un punto di vista dal nostro, cioè dalla nostra prospettiva importante da adottare. Ma ha una condizione direi, che è quella di creare curiosità verso l'altro. Io penso che l'Istat ma anche la Banca d'Italia dimostrano in questa sede una grande curiosità verso l'altro. E anche la consapevolezza sull'importanza dell'affiancare al nostro punto di vista i punti di vista degli altri che possono coincidere, possono distinguersi dando vista. Vita così a un pluralismo di vedute che son, rappresenta di fatto anche il fondamento della democrazia. Prima nella sessione plena, plenaria si parlava esattamente di questo, di quanto i processi democratici debbano avere alla base anche una consapevolezza su quelli che sono i movimenti all'interno di una società. Intanto in questo percorso accanto a questa somma delle prospettive appunto diciamo e la produzione e l'interpretazione dei dati una funzione importantissima e lo abbiamo già visto viene svolta dalla comunicazione pubblica del dato. Eh, um, mi direte c'è tanto, ci sono tanti dati in giro e si parla appunto diciamo di poveri e ricchi di big data, si parla di accessibilità e così via. Ma noi sappiamo che proprio in tempi di abbondanza e... Su questo ci viene in, corso, in soccorso l'Arabi che ci dice la terribile bellezza dell'abbondanza è quella di indurci a scegliere. Che cosa scegliamo? Quindi, di fatto, proprio in tempi di iperdisponibilità di dato, in tempi di ipercomunicazione, lo dicono vari studiosi nascono le malattie da carenza di comunicazione, quindi anche carenza di comunicazione del dato, proprio per questo è importantissima questa operazione che è un'operazione culturale, oltre che un'operazione di, di rendere accessibile il dato che è stata messa in piedi con grande efficacia dagli stati. Ho passato ieri varie ore nel, a sfogliare, uso un termine analogico per parlare di un'operazione digitale, il nuovo sito, e le varie sezioni e così via e sono rimasta colpita, eh, sorpresa molto positivamente, sono veramente contenta di quello che ho trovato dentro e di quello che qualcosa conoscevo ma in questo modo di fatto il tutto è diventato più accessibile, pur più alla portata di mano, mia da studiosa che non sono una statistica quindi appunto sono una sociologa della comunicazione che utilizzo i dati ISTAT per vari motivi di uso per, eh, per quanto riguarda i consumi culturali eh, degli italiani, per quanto riguarda la digitalizzazione Li utilizzo all'interno delle scuole di polizia la scuola di interforse di polizia piuttosto che la scuola superiore per documentare lo stato della sicurezza la percezione della sicurezza il modo in cui voi lavorate i dati, le fonti che vi provengono appunto dai vari altri eh, soggetti istituzionali e così via, e eh, cioè è un bacino importantissimo che di fatto ci aiuta appunto diciamo, a eh, combattere anche le distorsioni appunto, diciamo. di fatto alla base delle distor distorsioni in generale si trova l'illuminazione dei casi particolari come ben sappiamo diciamo, soffermarsi sul soggettivo sul particolare e così via porta spesso anche a errori interpretativi porta appunto a situazioni anche di distorsione Soprattutto quando vengono elevati a diventare i limiti del mondo, come ci diceva prima uh, Schopenhauer. Quindi, ecco, questo penso che sia importantissimo, tenendo anche conto di quanto sulla comunicazione. Scusate, io non ho portato le slide, ma mi sono dovuta appuntare qualcosa per avere, diciamo, qualche. Quantomeno una traccia di quello che vorrei condividere con voi, appunto, c'è eh, uno studioso, uno psicologo sociale, appunto considerato il miglior psicologo sociale della comunicazione, Rogers. Che negli anni 60 ci diceva sostanzialmente che la buona comunicazione, la comunicazione libera, sia a livello intrapersonale che interpersonale, è sempre terapeutica. Io penso che divulgando adeguatamente il dato si svolge un'operazione quasi terapeutica, si racconta alla società se stessa, si illuminano appunto gli aspetti, ho scritto, ho detto da qualche parte, le rughe piuttosto che le, uh, gli aspetti positivi di una società, la crescita di una società, le evoluzioni e le involuzioni, sono tutte cose... A mio... una funzione magnetica. Ecco, vaga. diciamo, assolutamente, assolutamente. Molte sono di fatto le similitudini che io trovo tra i Lavoro degli stati. Io sono una studiosa abbastanza convinta del servizio pubblico, inteso come servizio pub, media di servizio pubblico. Quindi mi studio diciamo, tutto quello che riguarda il servizio. Pubblico. e non avranno nemmeno futuro, Super potrei socialista. dire. E su questo c'è cioè, e infatti, e per quello che appunto penso che questa sollecitazione sia importante. sentinella, chiedo scusa, ah, so ma no? No, ma appunto diciamo di fatto no, mi, mi fa piacere interloquire perché penso che sia importante tutto questo. E poi anche un modo per ricondurmi all'ordine, evitare appunto diciamo, no, che vada è troppo, nei tempi. Eh, troppo oltre. Infatti, ehm, su, su questo, mh, cioè sempre nell'ordine delle similitudini. Tra l'operato dell'Istat e delle statistiche ufficiali, appunto, diciamo, eh, potrei anche dire che, come il mainstream mediale, l'Istat esprime in qualche modo la forte potenza, appunto, eh, della forza centripeta della società, di una società che. Fa sì che a fronte dell'esistenza di molte correnti diverse all'interno della maggior parte delle culture ci sia tipicamente un insieme dominante di atteggiamenti, credenze, valori e pratiche che si esprime in un concetto che è molto utilizzato nella comunicazione, viene anch'esso da lontano: il concetto di mainstream. Questa corrente dominante di credenze e opinioni che va ovviamente a inserirsi, a insinuarsi anche nelle credenze e le opinioni delle persone prima il padre Benanti ci ricordava quanto le opinioni delle persone dipendano anche da quello che le viene restituito anche con l'aiuto dell'intelligenza artificiale, affidando ovviamente all'intelligenza artificiale anche certe responsabilità, ma non prima di affidare queste responsabilità a chi ne fa uso dell'intelligenza artificiale e a chi mette a disposizione il dato e le informazioni che verranno inserite nelle varie elaborazioni dell'intelligenza artificiale. Quindi, di fatto, questa corrente dominante non è semplicemente, si dice, la somma totale di tutte le correnti incrociate e le sottocorrenti, piuttosto che piuttosto il mainstream più generale, quello funzionale, quello che dà stabilità che rappresenta le dimensioni più ampie dei significati e dei presupposti condivisi e ciò che alla fine definisce tutte le correnti incrociate e sottocorrenti, compresi i cosiddetti ceppi residui ed emergenti. Ecco, mh, questo penso che sia importante e penso che emerga da tutta quella mappa che c'è stata illustrata precedentemente del sito e anzi, diciamo oggi abbiamo avuto un'occasione di condivisione molto snella, potrei dire, perché abbiamo i tempi... Erano questi, però, di fatto, dentro ci sono tanti ceppi residui ed emergenti, come ci sono tanti elementi che vanno nella direzione appunto della corrente dominante, quindi del racconto del mainstream. Ovviamente, il lavoro che viene fatto e che è stato illustrato in parte anche in questa sede ha tantissime funzioni sociali, appunto sicuramente una funzione informativa, sicuramente una funzione educativa, ma io direi anche una funzione di intrattenimento, perché no? Perché il dato raccontato con linguaggi semplici, attrattivi, che siano coerenti e pertinenti rispetto ai pubblici di riferimento, penso che abbia anche una sua maggiore efficacia, entra nella mente e nel cuore delle persone, quindi di fatto accanto a un lavoro di media libera, Literacy, di fatto, diciamo, si attiva in questo caso anche un'azione di uh, data literacy, quindi anche di educazione dei vari pubblici. Siamo assolutamente d'accordo in questo, noi oggi con loro abbiamo esaminato i profili più tecnici, ma poi c'è tutta un altro filone di attività che fa la direzione della comunicazione della diffusione, ma anche della promozione della cultura statistica. Mi fa piacere professoressa che lo abbia detto, perché è eh, nella leggerezza di quel tipo di lavoro e ci tengo a dirlo, nella leggerezza non nella banalità di quel tipo di lavoro, che poi si arriva a quella universalità eh, concettuale e massima accessibilità eh, a cui lei faceva riferimento. Ecco, in questo io sono molto privilegiata perché lavoro in una direzione che fa tutte e tre queste cose: verticalizza dal punto di vista delle innovazioni e, ha, e segue un rigore scientifico. Comunica tantissimo e promuove, promuove tanta data literacy. In fondo mi piace, lo dico perché nella fortuna di avere questa direzione, lavoro anche con persone che come me hanno comunque. Dei riferimenti di carattere etico, se posso permettermi su questo, noi siamo un po' tutti per davvero servitori dello Stato. Noi ci arrabbiamo quando un dato dell'Istat viene distorto, quando c'è una fake news, non importa l'ora, restiamo lì attraverso i social, attraverso tutti i canali di comunicazione a smentire la fake, a ricominciare a fare la counter narrative. Questo avviene perché tutti noi che lavoriamo crediamo in questa universalità del dato. E e ci piace dire che alla fine per noi la statistica diventa, per la nostra direzione in particolare, una scienza della cittadinanza applicata. Noi aiutiamo, a, a, diamo forma, racconto, musica qualche volta ai, ai dati e perché siano ancora più raggiungibili, ancora più leggibili. E poi noi lavoriamo dentro un dipartimento che è il DIRM e che ha tutta la catena del valore, perché partiamo dal metadato, dall'informazione. E abbiamo anche tantissimi colleghi li vedo anche qui non solo di produzione ma anche di, di raccolta dati e quindi partecipiamo veramente a questo processo che è una costruzione e quindi attraverso i dati riusciamo credo a dare il contributo per farlo leggere un po' di più questo nostro paese se è il paese o la fenomenologia. E siamo un po' fuori tempo, ma volevo cogliere l'occasione per ringraziarvi tutti perché poteva suonare bizzarra questa, questo, te, questo quartetto. No? E invece l'abbiamo costruito e l'abbiamo costruito secondo queste, eh, questo elenco, proprio perché volevamo darvi la possibilità di vedere. Quante cose facciamo e quante cose facciamo tecnicamente, quante cose facciamo insieme perché siamo una direzione comunque trasversale che ha collaborazioni costanti. La prima di tutte è la di Citt, ma la, per noi è proprio un partner, però poi ci sono anche le direzioni di produzione. Volevamo farvi vedere la collaborazione fondamentale che abbiamo anche con altri enti del Sistan, ma con enti importanti per crescere insieme e poi non potevamo non lasciare a una sociologa della comunicazione fare un po' il corollario sull'attività della nostra direzione. I nostri contenuti sono tutti sui social, sono tutti i streaming, rispondiamo a ogni genere di domanda naturalmente pertinente, è il caso di dire, alla mission dell'Istat anche attraverso un ufficio che noi chiamiamo proprio lo portarlo al cittadino, non chiamiamo l'URPA abbiamo scelto anche di, di chiamarlo in un altro modo e se mi date 30 secondi, poi lascio la chiusura alla professoressa pochissime occasioni ho di ringraziarla alla direzione tutta, tre servizi oltre 100 persone che faticano, faticano, faticano e che quindi voglio ringraziare pubblicamente Io di fatto non vorrei aggiungere altro perché mi sembra che appunto siamo, ci stiamo avviando ormai alla chiusura. Eh, sono contenta che, abbiate, che, che mh, tu abbia parlato anche di questa dimensione di educazione della cittadinanza perché in effetti quello che viene fatto in questa sede è sostanzialmente anche quello. Siamo di fronte non a una società per azioni, ma a una società per azioni sociali e questa è un'azione decisamente meritevole, un'azione che va in. In qualche modo anche comunicata ulteriormente, insistere sulla dimensione di, di visibilità di quello che viene fatto anche di servizio alla cittadinanza. Su questo vi faccio giusto una proposta di interlocuzione con il mondo dell'università e della comunicazione. Qui in aula non so se c'è una nostra studentessa di Radio Sapienza, ma comunque diciamo, sta girando in questo momento per i vari. Eccola, c'è appunto che sicuramente a sua volta vorrà raccontare anche ai nostri studenti e studentesse. Quello che accade in questa sede, quindi nella Conferenza Nazionale di Statistica. Ma al di là anche dal punto di vista degli studi, forse sarebbe interessante riuscire anche con l'intelligenza artificiale, anche con il vostro aiuto, uno studio sull'uso che i sociologi, ma anche l'Accademia tutta ne fa dei dati dell'Istat. Quindi, appunto, diciamo, forse un'alleanza che non può mancare, un'alleanza che va ovviamente in continuità con quello che nel tempo è stato già fatto. E ribadisco, i volti qui presenti mi fanno capire proprio questa dimensione di continuità e di empatia, quindi non c'è un deficit di empatia in questo caso, anzi c'è una forte empatia tra quello che accade nel mondo dell'università e quello che accade nel mondo della statistica ufficiale, che è un punto di riferimento per noi ma anche per la società. Grazie veramente.